Dopo l'inaugurazione di ieri, da stamattina è aperta al traffico veicolare Via dell'Onestà, la scorciatoia 5 Stelle realizzata in tempi record e finanziata dai grillini dell'ARS, grazie alla decurtazione mensile delle loro indennità. Circa 340.000 euro sono stati messi a disposizione dai pentastellati, altri 20.000 sono stati reperiti dalle donazioni dei cittadini, donazioni che stanno continuando attraverso la vendita di dolci e altri prodotti e l'organizzazione di sorteggi. La bretella lungo 1 chilometro spera di accorciare i tempi di percorrenza degli automobilisti di circa 40 minuti e alleviare i disagi di chi attraversa la Sicilia orientale in direzione di quella occidentale e viceversa, incontrati da quando il 10 aprile scorso si è verificato il crollo del viadotto Emera. Polemiche si sono levate sulla pericolosità della stradina, che ha una pendenza in alcuni punti di oltre il 27%. Per questo è stato previsto il divieto per i mezzi pesanti e si dovrà rispettare un limite di velocità di 20 km/h. Tra i divieti, ieri all'inaugurazione spuntato però anche quello di transito alla casta, con il volto del governatore Crocetta. Siamo riusciti ad ottenere un grande risultato all'opposizione, ci dice Giancarlo Cancelleri. Figuriamoci cosa riusciremmo a realizzare se ottenessimo il governo dell'isola. Ripetere, non è una soluzione definitiva, è una soluzione chiaramente tampone, ma che in questo momento già sta avvenendo il favore di tanti cittadini che la stanno percorrendo e che sta dando un sollievo anche alle popolazioni di Polizia Generosa che in questi mesi invece sono stati invasi dalle automobili, dai camion e dai pullman che da quella strada chiaramente transitano e che l'hanno ormai intasata completamente. Quindi, ma non è pericolosa percorrerla, è pericolosa per loro elettoralmente, perché è chiaro che tutti i cittadini che la percorreranno leggendo queste dichiarazioni si renderanno conto che sono bugie.